Io ho controllato ora, sono andato anche a vedere in mezzo alle spam, qualcuno mi ha mandato la mail con, nonostante avessi detto ASCII, si è messo l'HTML dietro e quindi me l'ho buttato in spam, ma non sono andato a recuperare. A tutt'oggi ho ricevuto qualcosa tipo 15-16 messaggi. 16 per 5 per fare tante persone, un po' pochi rispetto al corso. Il corso sulla carta ha 5 di reghe. Cosa? Perché ha 5 di reghe. Sì, infatti, quindi sono meno. E gli altri? Io adesso, tra l'altro, domani scade, posso già fare oggi un primo elenco dell'elenco ricevuto, in modo che abbiate una sorta di ricevuta se avete visto, se no sicuramente lo farò sabato mattina. Sabato mattina mando un news con l'elenco dei gruppi, ok? Che ho ricevuto. Se qualcuno non ha mandato la mail e non vede il suo nome, mi rimanda immediatamente la mail per confermare, ok? Perché questo? Abbiamo il proiettore a luce rossa. Perché hanno messo, alzandomi in piedi, anche oggi hanno messo l'interruttore lì, che è il posto più sfortunato per mettere il proiettore. Allora proviamo a ricominciare a accendersi. E lo vedete di sotto, il codice sorgente degli esempi sul system call è qui, come diceva una volta Raffaella, ok? E quindi se volete, casomai mercoledì prossimo prendiamo mano, vediamo gli esempi che ho skippato ieri. Facciamo esercizi. Allora, io mi sono fatto una serie di... Una serie di esercizi interessanti. Quindi torniamo indietro qua. E andiamo verso i compiti. Ah, la novità è che sono collegato via filo, quindi dovremmo non avere più problemi di banda che avevamo sul wifi. Allora, qui ho segnato 2600904. 2006, qui siamo nel 2005, 2006 0904, qua
questo stato è un esercizio molto divertente. Vi abbiamo dato una successione infinita di funzioni e volevamo sapere per ognuna di questa successione infinita di funzioni quali di queste funzioni potevano essere usate al posto delle test del set e quali no. Sono definite così. La prima si chiama ZOR1, che dice x ZOR uguale y, ZOR che è il corpo e l'ORE esclusivo, è il controllo di uguaglianza, no, anche di diversità, vale 1 se i due bit sono diversi, vale 0 se i due bit sono uguali. La prima diventa contabile in binario è 0110, ok? XOR 2 fa X XOR uguale Y, Y XOR uguale X. XOR 3 così via, li alternate e li fate, continuate a farlo. Ok? Allora bisogna andare a vedere quanto valgono queste funzioni. Allora, essendo numeri binari, abbiamo x, y, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, quanto vale XOR 1? Anzi, facciamo così. XOR 1, la Y non viene cambiata in XOR 1, ok? Perché cambia solo la X, quindi la Y è 1, 0, 1, e la X come viene cambiata? È la XOR tra questi due, 0, 1, 1, 0. XOR 2 questa volta si fa x XOR uguale y, quindi la x è la stessa di prima, e dopo aver fatto questa operazione viene fatto y XOR uguale x, ma la y XOR uguale x si fa quando la x è stata cambiata. Ok, quando c'è quella scrittura vuol dire che l'operazione è fatta in maniera atomica, ma vengono fatti i sequenti. Quindi si fa la XOR per questi due. Quindi 0, 0, 1, 1. Ok? Andiamo alla XOR 3. La XOR 3 come è fatta? Vedete che i primi due passi sono uguali, quindi la Y non viene più cambiata, 0, 0, 1, 1, ma stavolta si cambia la X ed è lo XOR di queste due colonne, quindi 0, 1, 0, 1. Se sbaglio correggetemi. XOR 4 x, cioè, più o meno abbiamo capito la regola da applicare. La prima volta cambiamo solo x, la seconda volta cambiamo y, la terza cambiamo x, stavolta cambiamo y, quindi copiamo la x 0, 1, 0, 1 e cambiamo la y. La y come la cambiamo? XOR fra questi due, 0, 1, 1, 0, stavolta XOR 5, cambiamo la x, quindi la y la copio così com'è, la x è 0, 0, 1, 1, XOR 6, cambiamo la y, uno dice prima o poi si stancherà, sì, allora la x la copio così com'è,
la y diventa 0, 1, 0, 1. Secondo me mi posso stancare a questo punto, perché siamo ritornati. Quindi già alcuni pensieri li possiamo fare. Diciamo che tutte le funzioni XOR n sono la stessa funzione modulo n modulo 6, quindi XOR 0, che potremmo chiamare l'identità, è uguale a XOR 6, è uguale a XOR 12 e così via. Quindi basta che ne consideriamo 6. Alcune di queste funzioni, almeno una, la possiamo già eliminare. La funzione 0, 6, 12, essendo la funzione identità che non cambia nessuno dei due parametri, questa per forza non consente di fare test per sé. Prendete una funzione che non fa niente, lo fa atomicamente, ma non è che le cose ci interessino molto. Quindi, già questa, quindi posso. La XOR 6 posso anche, perché è la XOR 0, e questa possiamo scrivere no. Ok? Poi questo vi ricorda qualcosa? Lui fa così. Lo swap atomico. E questa l'abbiamo già vista che si può usare, no? Quindi questa sì. E quindi per lo XOR 3 come si fa lo swap atomico? Ma dobbiamo fare test da un lato e set dall'altro, ok? Quindi dobbiamo, essendo swap, è simmetrica, quindi non importa quale consideriamo globale o locale. L'idea è, per esempio, dichiariamo 0 critical section libera e 1 critical section occupata. Quindi il protocollo d'ingresso possiamo mettere tu L è uguale a 1, XOR 3 LC while L diverso da 1, while sì. E in uscita volete essere, abbiamo l'atomicità, potete scrivere G uguale a 0, oppure se volete essere più fini, stessa cosa, potete fare L uguale a 0 XOR 3 LG, cioè per dire guarda sono così fine che ti uso anche quella atomica, la funzione atomica per l'uscita, ma sappiamo che l'assegnamento lo consideriamo atomico. Va bene tutte e due le soluzioni. Ok? È chiaro che quello funziona? Se non ho sbagliato a scrivere le cose, dai. Locale la mettiamo 1, fa lo scambio. Il primo che... no, ho sbagliato questo. Il primo che fa lo scambio prende lo 0, entra. Quello che arriva dopo scambia 1 con 1, trova 1, continua a ciclare. Quando questo rimette la globale a 0, il primo che fa la testa del set entra. Quindi, questo sì. Allora, io sarei pronto a scommettere che se si riesce a fare per XOR 2 si riesce a fare per XOR 4 o viceversa, è lo stesso per lo 5 XOR 1 e viceversa, perché se ci guardate sono la stessa funzione, modulo cambiare i nomi a x e y, ok?
E poi un'altra cosa, la congettura che mi viene a mente è che ci sia la probabilità crescente di possibilità che si possa fare test and set e calante. Vediamo. Prendiamo XOR 2. Si può fare? Noi dobbiamo fare in modo di avere una variabile. Beh, intanto vediamo che il valore di X viene copiato nel valore di Y uscente. Questo può essere interessante, può darci l'indicazione per delle due luna, o X lo usiamo per provare a collocare. La prima idea che mi viene è, visto che il valore di X mi viene copiato in Y, usiamo questa cosa per tirare fuori dal gioco il valore che aveva. Quindi proviamo a pensare che X sia la globale. Allora, tiriamo fuori il valore. A questo punto però occorre qualcosa per forzare il valore a uno dei due valori, o 0 o 1. Abbiamo la possibilità di forzare il valore a 0 e 1? Vediamo. Se prendiamo 0 come indicazione, 0 come abbiamo detto la x locale, la x globale, la y locale. Se abbiamo 0 come valore di variabile, ok, libera, e chiamiamo con y 1, x ci diventa 1, ok? Però stiamo guardando un attimo la 3, quindi se è 0 e 1, la globale ci diventa 1. Dopo rimane 1, 1, la globale ci rimane 1. Va sempre a funzionare. Proviamo. Quindi, XOR 2. Allora, 0 critical section libera, 1 critical section occupata. In tutto questo esercizio si può scrivere da qualche parte, chiamo G quella globale, L quella locale, in modo da far prima. Allora, enter. Do. Abbiamo detto Y, che quindi L è uguale a 1. XOR 2. Abbiamo detto che la X la consideriamo locale. Y. L uguale 1, exit C uguale a 0. Proviamo a vedere se funziona. Partiamo dallo stato iniziale che X è 1, L è 1, scusate, X è 0, lo stato iniziale, L è 1, ok? Il primo che chiama 0, 1, abbiamo l'azzo 3, questa diventa 1, 0, quindi lo stato globale 0. Il secondo viene sempre chiamato con 1, quindi mette in stato 1 e il valore che ritorna è 0 per il primo. A questo punto tutti gli altri chiamano, perché lo stato globale è diventato 1
e io continuo a chiamare con 1, perché prima della chiamata metto la locale a 1, e quindi rimane in questo stato e ritorna la locale 1, quindi questi rimangono fuori dalla critical section. Quando viene portato a 0 si riparte, quindi questo sì, questo posso dire, vediamo di fare una congettura. Scusi, sì. Ma non ho più una cosa. Allora, tutti sono X come globale, X non come locale. Sì, globale. Ok, aspetta, ha detto che la ciclo nello stato 1, quindi continua a rimanere occupata la critical section, ma sì, la locale continua a essere uguale a 1. Sì, ma quando io chiamo lo XOR2 con la locale a 1, cioè, quindi con Ypsilon a 1. Quindi vuol dire che si limita a guardare queste due righe qua. Sì, chiama questo quando la critical section è libera, questo quando la critical section è occupata. Okay. Ok, allora, quando, se la critical section è occupata, chiamo la XOR2 sulla coppia 1-1 e Mando la coppia 0-1. Ho guardato la colonna sbagliata, avete ragione. Ho guardato la colonna sbagliata. Capita anche nella vita di famiglia, ho guardato quello. Allora, quindi 0110, quindi questo non va bene perché mi porterebbe la globale a 0. Quindi cicla tra i tre stati e se sì, no, avanti e indietro non va bene. Allora errato, si riparte e si cerca un'altra congettura. Allora questo stiamo esaminando questo, quindi dicevamo copiamo, ma se chiamiamo con 1 proviamo a fare tutti gli stati come la volta proiettare. Allora proviamo ad arrivare per questa strada. A seconda della variabile che scegliamo come locale, ok? La variabile che scegliamo come locale e del valore che scegliamo come valore star, valore da usare sempre nella variabile globale, locale, noi selezioniamo due di queste righe. Quindi poniamo la x locale. Se la x è locale, decidiamo che richiamiamo sempre con il valore 0, noi abbiamo selezionato queste due righe. Se la x è locale, chiamiamo sempre con il valore 1, abbiamo selezionato queste due righe. Se la y non è locale, chiamiamo con il valore 0 queste due. Se la y è locale, chiamiamo con il valore 1 queste due. Ok? Perché in quel ciclo 2, bene o male, usiamo solo due delle quattro righe. Allora andiamo a vedere, noi dobbiamo fare in modo che selezionando una coppia di righe il valore della variabile globale, cioè dell'altra, venga copiato o copiato negato e che il valore della variabile globale sia sempre lo stesso. Ok, quindi caso 1, x uguale a 0, quindi abbiamo selezionato queste due righe. Per non sbagliarmi faccio così guardo bene questo. Allora
caso x uguale a 0, questa è la locale, quindi y viene messo sempre a 0. Questo è bene se y non ne selezioniamo più, ne selezioniamo 3 in realtà. Comunque, se chiamiamo con x uguale a 0, sì, no, chiaro, questo. Se prima, ecco, questo funziona. Se chiamiamo con x uguale a 0, comunque y diventa 0. Ok? E se prima y era 1, lo trovo nel valore di uscita di x. Ok? Quindi questo può andare. Facciamo la prova. Quindi abbiamo detto L uguale a 0, SOR 2, abbiamo detto che x è la locale, y è la globale, while locale uguale a 1, exit globale uguale a 0. Proviamo a vedere se va. Partiamo dalla situazione 0. Partiamo dalla situazione, no, dobbiamo invertire questo, 1 libera, 0 occupata, quindi uguale a 3. Partiamo dalla situazione 1, ok? Quindi la variabile chiamiamo con 0, 1, ok? Con 0, 1 otteniamo 1, 0, quindi lo stato restituisce 1 e va nello stato 0. Ok, quindi critical section occupata. Stavolta siamo in questo stato, ok? E otteniamo 0, 0, quindi rimane nello stato 0 e mi restituisce 0. Quindi il primo prende 1 e entra, tutti gli altri prendono 0 e non entrano. Ok? Siamo stati fortunati, ci è riuscito il primo colpo, però se non fosse stato possibile, dopo avrei considerato come locale questo e guardavo se si poteva fare con questo. Dovevo trovare una combinazione, vedere se si poteva fare così. Qui forse si può fare anche così, perché questo mette sempre lo stato 1 e inverte. In realtà c'era la cosa che dovevo controllare il valore negato in uscita, però si faceva anche così. No. Sempre. Quindi non controllare quando vado a riassegnare la regola di dovrebbe globale a 1, nel senso quando vado a liberare il cartello. È 1 perché posso fare il intersection, ma vado a fare anche quando finisco di lavorare con intersection oppure la abbiamo detto che l'assegnazione di costante la consideriamo atomica. Quindi è già atomica questa. Se volete fate una, basta fare una di queste funzioni in maniera tale da riportare la a 0. Ops, dai. Perché? Ah. Ok, quello che stavo dicendo prima che mi abbia, di quando mi avete bloccato, perché ovviamente ho considerato la colonna sbagliata, volevo provare questa congettura che XOR 3 XY è uguale a XOR 2 XOR 4 YX.
È vero? No. Oh sì, vediamo. 0 0 0. Sì. Allora, 0 0 e 1 1. Bisogna proviamo a scrivere xor 4 di yx. Se io faccio xor 4 di yx, inverto le praticamente dovrei invertire queste due, però mi come faccio a farlo vedere praticamente senza fare l'elenco? 0, 0, se io inverto, devo invertire le colonne e invertire l'ordine di queste due. Quindi provate a pensare, sono 2 e sono 4, invertire le colonne, ok? E si scambiano queste due nel mezzo. Sì, è vero. Siete d'accordo che è così? Comunque, scriviamo XOR 4 YX 00 01 10 11. Ok? E quindi prendiamo, andiamo a vedere 00 YX 00, lo leggiamo qua come 00, mi dà qua 00 e qua scrivo ovviamente 00 01, quindi devo andare a prendere la riga 10, leggo che cosa sono 4 1 0 no, sono 4 1 0 e quindi devo scrivere 0 1 e poi ho la scritto 1 0 quindi devo prendere 0 1 1 1 e quindi la risposta anche se la rimetto è 1 1 e poi ho 1 1 che mi dà di risposta 0 1 la devo invertire 1 0 ok quindi è quello quindi a questo punto basta già questo per dire cambio i nomi delle variabili inverto uso la stessa soluzione va bene per questo 4 ok basta solo che io inverta il ruolo di x con il ruolo di y e la stessa cosa penso valga per lo potete fare 1 e 5 adesso andiamo a vedere 1 1 secondo voi si può fare o non si può fare? Scusa? X2 è uguale a x4 invertendo xy. No, o meglio, intendiamoci. X2 è uguale a x4 invertendo xy. Invece x1 è uguale a x4 se combinato con uno swap. Qui sono due cose diverse. È chiaro che sono due cose diverse. Però chi scommette su XOR 1 e che si riesce a fare questa set? Chi scommette che non si riesce a fare? Perché secondo lei si riesce a fare? Secondo me ragionando su Mega. Io allora
può cancellare, tanto no, no, se cancella questo solo track, tanto questo? È chiaro. Sì. Io ho fatto questo ragionamento pensando agli stati, considerando questo ad esempio lo stato A e questo ad esempio lo stato B. Allora, vedo che con 0,0 il sol 1 vado a finire in 0,0, quindi rimango sempre all'interno dello stato A. Con 0,1 vado in 1,1, quindi vado nello stato B. Poi dopo con 1,0 vado a finire in 1,0 e quindi rimango sempre in B, mentre con 1,1 vado in 1,0, quindi ritorno nello stato A. Però non è sempre, perché questo sì. Serve per considerare il cambiamento di stato, quindi nella sua congettura x è la nostra variabile globale e quindi abbiamo la possibilità di cambiare mettendo y a 1 si passa dalla variabile dallo stato A allo stato B e poi si torna dallo stato B allo stato A. Già questo è un po' scomodo perché vuol dire che continuerebbe a flippare per due stati, ma c'è una cosa che vi deve colpire ancora di più. Guardate questa colonna con questo. Cosa significa? Che su Y non fa nulla. Noi abbiamo necessità di avere due funzionalità, il cambiamento di stato e recuperare il valore che aveva la variabile globale. Allora, possiamo ragionare in due modi diversi. X è la variabile globale, ok? Se X è la variabile globale significa che X è quella locale. Quindi possiamo cambiare lo stato, ma poi per il fatto che Y non viene cambiato non possiamo avere nessun feedback nel cambiamento. Cambiamo idea. Allora mettiamo che Y sia globale, potremmo avere feedback ma non lo cambiamo. Perché essendo Y costante in uscita non lo tocchiamo. E quindi né in un caso né nell'altro si riesce a fare. E ancora una volta, se questo è vero per x1, per quella regola che dicevo prima, con x5 si applica la stessa cosa alla x, è la x quella che non cambia, ok? E quindi le due operazioni non si possono fare, se ne riesce a fare una, ma non l'altra. E quindi la risposta finale era no. Tra l'altro è anche abbastanza, è una cosa così simmetrica, la simmetria è una cosa bellissima. Io sarei rimasto estremamente stupito se su una cosa così simmetrica, su 6 possibili funzioni, ne avessi avuto 5 con cui si faceva e uno no. Ne trovo molto più a mio agio dove ne 3 con cui si fa e 3 no. No? Ok. Visto che qua mi manca per il mediano di campionato, no? Va bene, se vuole. Sì, va bene. Ha liberamente deciso di rimanere. Vediamo qua se è interessante questo. Vediamo se c'è qualche esercizio più. No, possiamo. F
piattolo su, come se la cavo, come se la cavo per monitor. Ci provo. Allora, non so se conoscete tutti il piazzale ovest della stazione ferroviaria, ma il piazzale ovest sono i taxi. E non penso che voi usiate i taxi, anche io li evito accuratamente, però se vi capita si prende il taxi e in realtà si collocano su tre code, e ora che aspettare nessuno, pensavo un esercizio, mi sono guardato dietro. Si prende, i passeggeri di solito scelgono a caso fra quello in cima alla coda, per intendersi quello al semaforo del gare. I tassisti chiamano la procedura entry BORS, che sta per Bologna Railway Station, wait for customer, e invece i clienti chiamano la Bologna Railway Station customer wait for taxi, e bisogna scrivere il monitor. Praticamente questo monitor è un monitor che è solo a sincronizzazione, non c'è comunicazione. Però bisogna fare in modo che il tassista si sblocchi quando c'è un cliente, il cliente si sblocchi quando trova il tassista. Quindi è una sorta di rendezvous, ma fatto con delle regole. Allora, dati di tipo coda, forse è come definire un array di tre code. Sì, tu hai definito strutture dati di tipo coda, in particolar modo prendo un tipo di dati chiamato taxi, e la coda taxi evidentemente, oltre ad avere uno spazio per la coda, avrà la funzione in più di un elemento taxi, che è un elemento x, una funzione dequeue che istituisce un taxi
Ha scritto formalmente if per ogni qln vuol dire voleva dire è allo stesso valore formalmente la forma esatta sarebbe scritta if esiste v tale che per ogni x qln uguale uguale a v se tutte hanno la stessa lunghezza qln di i uguale uguale oppure q di i punto qln vuol dire se tutte hanno la stessa lunghezza e anche qui la scritta in fretta voleva solo fare una formalizzazione delle condizioni prende quella più vicina all'uscita che lì formalmente dovrebbe dire quello di indice massimo e di indice minimo non vuota dopo deve esserci presente un parametro len che ogni volta che faccio incidere su incremento decrementa sì, forse più che una variabile locale variabile un attributo globale visibile sarebbe meglio mettere una funzione più len o len è lo stesso che quello gestisce internamente potete evitare di mettere la parte privata della coda tanto quella interessa solo a chi incrementa la parte privata quando voi utilizzate la coda vi interessa la parte pubblica come è fatta? Ok, avrò un array di vecchi taxi di tre elementi possono meglio puntini puntini, siamo capiti. Cioè, crea tre code vuote di taxi. Poi dopo pongo ad esempio che quello più vicino sia sia l'elemento 0 della coda. Quindi sceglieremo il minimo non vuoto. Ecco, un ragionamento che bisogna fare per fare programmazione concorrente è quante condizioni ci vogliono. Quanti sono i casi d'attesa che contempliamo? Allora, i casi d'attesa che contempliamo allora dovrebbe essere mi sono scordato nel decalogo di mettere se vi capita di scrivere un monitor senza condition probabilmente ho sbagliato okay. Per me come condizione si dovrebbe mettere che non deve esistere nessun taxi quando non esiste nessun taxi nelle tre code allora i passeggeri dovranno aspettare che quindi abbiamo uno stato d'attesa per i passeggeri che è quando non ci sono taxi e a questo punto bisogna domandarsi per il passeggero cambia qualcosa se non ci sono taxi nella coda A, nella coda B, nella coda C perché se ci sono casi diversi non deve separarli se invece è lo stesso è uno quindi non interessa, è uno solo. Qui non interessa quindi è uno solo quindi abbiamo una condizione d'attesa per i passeggeri quindi uno lo può scrivere anche che la lunghezza delle, la somma delle lunghezze delle tre code è 0 per esempio ok e invece per i taxi quali sono le condizioni d'attesa? Condizioni d'attesa per i taxi evidentemente ogni taxi dovrà essere un unico passeggero. Sì, qui non fa questo caso dei passeggeri. Mette, questa poteva essere una domanda ben posta durante lo scritto, cioè passeggeri vanno a forte nel taxi o si intende come passeggeri il gruppo di passeggeri che prendono un taxi. Più che altro un taxi
in qualche modo può essere sbloccato. I taxi, un taxi, quando è un passeggero, viene sbloccato, cioè, comunque quello, o possono esserci diverse condizioni per sbloccarsi? Cioè, secondo me l'unica condizione per cui si sblocca è che venga scelto da un passeggero. Quando viene scelto da un passeggero è sul mondo. Ok, ma quale può scegliere il passeggero? Allora, il passeggero, il taxi, ne può scegliere. Se sono di munizie arbitrarie, una dei tre. Altrimenti, se sono tutti e tre le code di stessa lunghezza, prenderà quello che... Attenzione che i tassatori prendono un taxi a caso fra quelli in cima alla coda. Quindi la specifica è che non prende un taxi a caso. Quindi il taxi che è in cima alla coda viene sbloccato se lo sceglie il passeggero. Quindi quando il passeggero sceglie, può scegliere uno dei tre, e il taxi, il secondo può essere sbloccato non ora. Ci sono praticamente tre strutture FIFO, e un taxi può essere sbloccato in tre modi diversi a seconda della coda nella quale si è posto. Non è previsto dal test la possibilità di cambiare coda, quindi una volta che sei infilato in una coda lì rimane. Quindi se dovessi farlo io, proverei a vedere di farlo con tre connessioni per i taxi, una per ogni coda. Io faccio una proposta come l'ha chiamato quello là? Se esiste un taxi. Ma se esiste un taxi è la condizione per proseguire del passeggero, quindi lo chiamerei, propongo di cambiare il nome in OK passeggero. Cioè la condizione è quella, ma il significato è: il passeggero può andare avanti? Ok, e nel caso dopo lo chiamerei OK taxi. Se fa così va a finire che dopo si ritrova i pantaloni bianchi. La Zalo sta facendo. Esistono i cancellini apposta per non riempirsi le mani di gesso. OK taxi di 3. E OK taxi di 3 è la condizione per proseguire con il taxi. Allora andiamo a vedere. Secondo me manca ancora una variabile, che è, poniamo che non ci siano taxi, arrivano dei passeggeri, non trovano il taxi, dobbiamo da qua contare i passeggeri in attesa per il taxi. Quindi int waiting passengers, so vuol dire in inglese. E ora potremmo fare una cosa. Quando si fa programmazione concorrente, almeno io mi orizzonto molto di più a tenere il foglio protocollo aperto, quello della malacopia, e mettere su due colonne le parti di codice che si devono sincronizzare, in modo da avere sott'occhio quando questo fa così, quell'altro fa colà. Ok? È comodo. E allora propongo di scrivere qua la wait for customer e qua la wait for taxi, ma così guardiamo le interazioni. Taxi. Taxi.
Che il minimo della coda sia 0, poi vado a fare il confronto e scelgo qual è la coda effettivamente quella minore, quindi if, perché il taxi appunto si disporrà tra le tre code in quella minore, quindi faccio if qt0.qln maggiore di qt1.qln, allora se si verifica questa condizione mi incoda uguale a 1, poi dopo faccio il controllo perché comunque la minore potrebbe essere ancora qt2, quindi facendo if qt-mincoda.qln maggiore di qt2.qln, allora eseguo mincoda uguale a 2. Poi dopo, però adesso devo anche controllare il caso, intanto ho salvato il minimo della coda. Però adesso devo anche controllare che ad esempio se tutte e tre le code sono uguali, allora min coda può essere 0. Quindi tutte e tre o possono anche essere 2 che hanno anche due, quando più code hanno la stessa lunghezza,
quindi comunque devo anche controllare il caso in cui tutte e tre le code sono uguali, quindi dovrò creare un'altra variabile, ad esempio, in cui dico tutte e tre le code sono uguali, ad esempio un int same length inizializza 0. Consiglio pratico per i compiti. Questa è una cosa un po' rompente che prende tempo, però non contiene nessuna cosa di programmazione concorrente. Scrivete, e qui c'è una funzione che si chiama min casuale, che prende la lunghezza delle tre code e mi dà l'indice minimo, se più code hanno l'indice minimo ne sceglie una casa, punto. Non è che bisogna scrivere tutto questo codice, ok? Perché questo è codice sequenziale imperativo. Se poi avete tempo in fondo, volete far vedere che siete programmatori incalliti in due minuti alla fine, ma quando avete già risolto il problema di programmazione concorrente. Ma uno dice, ma è l'astrazione dei sistemi operativi. Vi assicuro che quando siete lì, che avete il cervello che fuma perché state sincronizzando parti del kernel, l'ultima cosa che volete fare è andare a mischiare nei puntatori delle strutture dati mentre state risolvendo il problema concorrente. Quindi anche nella vita pratica ho fatto questo, di dire, questa è la roba sequenziale imperativa, la facciamo di là. Qua pensiamo alla parte concorrente. Quindi io le direi di cancellare questa cosa e di scrivere min coda, anzi facciamo ancora di meglio, min coda la chiamiamo con min casuale, come l'ha chiamato? Min casuale qt e min coda, se tutte le cose sono vuote restituisce meno 1. Ok, è il valore, se avete l'indice umano da 0 a 2, la cosa migliore è dare una codifica alle cose vuote, se il calcolo dovrà andare a vedere se le cose sono vuote punto vale minimo. Vuote restituisce meno 1, se no restituisce l'indice, siete d'accordo che quella funzione non fa nulla di concorrente, prende dei dati, fa un paio di conti, li mescola bene e tira fuori il valore. Ok, però ok, però adesso però ti considerare il caso in cui più code hanno la stessa lunghezza. Aspetta, wait for customer. Ah sì, ok. No, ma min coda fa già tutto, anche se ci sono più code della stessa lunghezza, ne sceglie una a caso. Ok. Sì. Ok, prego. Ok. Abituati sempre. Vi hanno insegnato che cos'è il top down? Tremando. Il ragionamento top down, quando andate a programmare la logica è: avete un problema, lo spezzate in passi e scrivete quali sono le varie interazioni tra passi, cioè il primo passo prende questo da quello in alto, prendete il primo passo, lo dividete ulteriormente in passi di gradualità minore e così via, quando arrivate a un passo di gradualità minore scrivete il codice. Questo fa in modo che non vi perdiate neanche il problema di grande complessità. Ok, allora a questo punto si danno due casi, il caso in cui min coda sia meno 1 e il caso che assuma qualsiasi altro valore. Ma scusate, ho fatto casino io, se le code sono vuote non ce ne frega mica niente, scusate, non ce ne frega mica niente, ci interesserà dopo, ci interesserà per il customer, non per
questa è stata una corbelleria mia, se sono tutte uguali ci dà zero, quindi tolga, lascia solo l'indice della coda scelta. Ok, però c'è un altro caso che dobbiamo considerare, non so se prima di questo o no, perché il taxi, vabbè, sarà la coda zero, ma è lo stesso, ma a questo punto c'è caso che non si blocchi neanche il taxi. Cosa succede se c'è già almeno un passeggero in attesa che è aspettato in coda e non c'è nessun taxi? E quello arriva, carica e va, no? Quello non ha neanche bisogno di attendere. Quindi adesso andiamo a vedere se waiting passenger è maggiore di zero. Ok, no, forse va bene, possiamo fare così, sì. Allora, min casuale at QT, sì. A questo punto mettiamola in coda. Quindi farò QT. Che ti dico in coda? Sì, sì, sì. Certo. Va bene. Lei ha messo taxi, in realtà l'altro non metteva nome a taxi, però è lo stesso. Beh. Posso fare ad esempio self? Sì, va bene. Ok, e allora a questo punto se c'è un passeggero in coda che ha aspettato un taxi, gli si può dire vai. Quindi if waiting, waiting passenger. If waiting passenger, okay, devo segnalare ok passenger, quindi ok passenger. Quindi c'era un passeggero un attimo, andiamo a vedere come fa il waiting for taxi. Allora, il caso in cui il customer dovrà attendere è il caso in cui tutte e tre le cose siano vuote. Sì, qui sì, possiamo fare quello che facevamo prima. Qui il passeggero deve scegliere a random nelle code non vuote. Ma anche qui usiamo una funzione che dice int coda uguale min casuale qt. Questo è sì, casuale qt, quindi scegliere una coda, qui sì che mettiamo meno 1 se tutte e tre le code sono vuote, ok? Quindi quindi cosa facciamo adesso? Abbiamo i due casi, coda meno 1 o coda maggiore uguale a 0. Da quale vuol partire? E riporta coda uguale meno 1.
then, no, non ci vuole. Non è lo stesso. Code uguale a 1, allora si dovrà fare waiting passenger no, okay. Plus plus. Certo. Plus. E poi dopo devo fare la wait su ok passenger. Esattamente. Poi anche waiting passenger meno meno quando si risveglia. Waiting passenger più più, okay. Aspetta quando si risveglia, okay. Waiting passenger meno meno. Se mi sono risvegliato dallo stato waiting pass, dallo stato ok passenger, allora posso immediatamente considerare come come se esistesse una coda, dovrò soltanto richiamare la cosa causale di T, quindi aggiungere qua, dopo che mi sono svegliato, waiting passenger meno meno, e richiamare un'altra volta con l'uguale causale di T. Quindi dopo posso fare l'else e fare direttamente la DQ del taxi. Allora, c'è un problema che dovete sempre considerare quando collaborate con il monitor. Qui abbiamo due entità, taxi e customer. Uno arriva per primo. Chi arriva per primo manda la signal al secondo. Chi arriva per secondo manda la segna a quello che è arrivato per primo e lui è sospeso, ok? Se quindi si è risvegliato e quando si risveglia dopo va a fare la wait di qualcosa che deve risvegliare questo, si ferma, ok? Diventa io proverei con l'ES, cioè se arriva prima, uno dei due arriva per primo, chi arriva per secondo sveglia l'altro e va di lungo, ok? Quindi else, e lì metterei waiting, come l'ha chiamato, ok taxi di coda nell'else. Perché ha deciso di andare su quella coda, quindi okay, no, aspetta, si danno la ragione, ok, taxi di coda punto sigma, perfetto. Qui adesso se waiting passenger se c'è fa quello, altrimenti fa waiting ok taxi di min coda punto wait e dopo mi fa un qt in coda punto dq, perché lo deve togliere dalla coda, no, in tutti i casi, in tutti fare. I casi. Regola pratica, se fate il più più a questo livello il meno meno va in questo livello, se fate l'accodamento a questo livello fate il deaccodamento a questo livello, ok? Qui uno poteva evitare di farlo e mettere la graffa qua e fare l'accodamento e il disaccodamento solo nel caso che non ci fosse un passeggero,
ok? Però se lo fa dentro accodamento, lo fa dentro anche di accodamento così. Vediamo. Arriva prima, per prima persona arriva un passeggero, trova che non ci sono taxi, dice c'è un passeggero in attesa e si mette ad attendere. Quando arriva il taxi, mi incoda sarà zero, ok? Quindi si mette in coda nella coda zero, ma scopre che c'è un passeggero in attesa, risveglia il passeggero e lui continua dritto, ok? Quindi il primo passeggero va col primo taxi e rimane le code vuote. Vogliamo adesso che arrivino quattro taxi. Arriva il primo taxi, sceglie la coda zero e si mette in coda. Arriva il secondo taxi, sceglierà la coda 1, si mette in coda. Quindi man mano tutti si piantano qua dentro. Arriva fino a 4 che torna sulla coda 0. Ok? Arriva il primo passeggero e è uno a cui piace camminare, sceglie di prendere il taxi nella coda 3. Nella coda 2, scusate, quella più lontana, dove c'era un solo taxi. Ok? Quindi min della taxi, della coda nella wait for taxi diventa 2. Quindi no, è diverso da meno 1, fa la sigla, quindi il passeggero esce, ma risveglia proprio quel taxi là che esce dal monitor insieme. Questa volta ci ritroviamo con una coda con due elementi da 0, una coda con un elemento da 1 e una coda con 0 elementi da 2. Arriva un nuovo taxi, si mette nella coda 2 e si mette ad attendere. Ok? Per me questo funziona così. Ovviamente non è l'unica soluzione. Io quando anche sono andato a pubblicare un monitor, mi sono trovato tanto, cioè non so di cosa, una cosa. Noi abbiamo una struttura che si chiama Entry, con la quale i nostri, per esempio, passeggeri entrano nel monitor. Però noi abbiamo creato questa procedura, ma non ci dobbiamo preoccupare della coda dei passeggeri per entrare nel monitor. Cioè quella si occupa al monitor stesso, non dobbiamo modificare, cioè nel senso se c'è un passeggero che è nel monitor, se chiamati concorrenti di altri passeggeri che vogliono fare chiamare quella, è automatica la struttura monitor, li crea la coda delle richieste e proprio perché è una procedura entry, la mutua esclusione è garantita, l'accodamento è garantito dalla struttura. Non ci dobbiamo preoccupare di creare la struttura monitor. No, assolutamente. L'altra cosa di cui non dovete preoccupare è una cosa che secondo me crea spesso confusione. Il concetto di contemporaneità degli eventi nella programmazione concorrente. Talvolta mi viene detto, ma tu hai detto che ad esempio qua passeggero e taxi, e potrebbe uscire prima il taxi dal monitor di quando esce il passeggero relativo, perché avendo mandato ad esempio arriva il customer, manda la signal taxi, il taxi esce e quindi solo dopo esce il passeggero. E quindi in una visione naive delle cose dice il taxi parte con il passeggero a terra. Sarete una moto di grossa cilindrata, quello che succede con il passeggero si è partito del scatto, ok? Dove lo trovate alle spalle. È per quello che è comodo avere il bauletto e fare il passeggero nella caduta. E io ho un antico Gucci California 2 e ha un bel bauletto, non ho mai perso il mio modo. Ok. E quello che vi dicevo è contemporaneità. Non ha senso considerare il momento in cui uno esce dal monitor rispetto all'altro. Il problema è se possono uscire dal monitor o no. Perché anche se uno esce, se anche se fate arrampicate sui muri per far uscire prima il taxi, prima il customer col taxi, abbiamo fine progress. Quindi, nello statement dopo l'uscita dal monitor,
si può fermare, prendere un caffè e tornare, ok? Quindi non ha senso parlare dell'uscita relativa alla morte. L'unica cosa che ha senso guardare è se può uscire o no. Grazie. Vediamo. Allora, mi segno che questo era 0904, abbiamo fatto. No. Come faccio? Ok, ce l'ho fatta. Mi ero tagliato fuori dalla mia macchina virtuale perché avevo il caps lock premuto, ho scritto tre volte la password e mi ha detto troppi tentativi falliti. Così era bello che io ero, non potevo fare login sulla mia macchina virtuale, bellissimo, sul VNC. Allora, mi sono dovuto inventare un altro nome, un altro cammino per arrivarci, in maniera tale che non mi vedeva più come quello di prima, e allora si era scordato che avevo dato tre passi sbagliati e mi ha lasciato entrare. Va bene, andiamo a vedere qualche altro esercizio. Sì. Io ho letto l'esercizio bravissimo, che ha scritto dato un semaforo cartesiano plana per tempo. Bellissimo! Bellissimo! Sinceramente appena ho letto quella cosa mi sono fermato, non ho detto beh, non guardo perché tanto. No, allora, questo è molto educativo. Non lasciatevi ingannare dai nomi. Quello è un gioco, infatti non pensiate ad andare a cercare in letteratura il semaforo, come ha chiamato? Cartesiano planare il tempo. È una delle cose che quando vuole scherzare mettono nei compiti. Serve. Andiamo a provare perché è molto carino il semaforo cartesiano per dare schermo. Dovrebbe essere in uno degli ultimi. Mi dite. Che è quello del dove c'è il semaforo? Sì. Allora, il 16 giugno del 2009? Ah, thank you.
Allora, non avete visto come si chiamano le operazioni? Come si chiamano? Pi eta beta e mu eta beta. Ok? L'invariante soprattutto lo potevo chiamare Nazzarina. Ok. Fa parte dello spirito di hacking anche quello. Ma andiamo a vedere cosa vuol dire questo. Avete la P che ha due valori e la V che ha due valori, ok? Proviamo di guardare ogni singola componente. Ne esistono due versioni di questo esercizio che potete trovare in due compiti diversi. Uno chiede di farlo come monitor e uno chiede di provare che ha la stessa potere espressivo dei semafori. Comunque, guardate l'invariante. C'è una certa somiglianza con l'invariante del semaforo. Cosa dice l'invariante del semaforo? Init più numero delle V meno NP maggiore o uguale a 0. Ok? Questa è la variante del semaforo. Bene, se voi partite da init, arrivo subito a dare avviso. Da init che ha un certo valore e fate delle V incrementate, delle P incrementate. Se tendete a far diventare negative le cose, non si può fare perché l'invariante dice deve essere maggiore uguale a 0, quindi si attende. Ok, in questo caso guardiamo solo la componente X, dimenticandoci un attimo che c'è il resto. Cosa vuol dire questo invariante? Che è se io avessi solo la componente X, ok? Se io avessi solo la componente X e chiamassi vediamo così, xInit uguale init e io chiamo P P eta beta uno zero e chiamo V, lo chiamo V eta beta 1 0. Cosa succede? Nel secondo componente là inizialmente scrivo 1 più la somma di tanti zeri più la sottrazione con tanti zeri, il risultato è sempre 1, la seconda componente, ok? La prima componente come è fatta? Init più la somma per ogni v che è stata completata di 1, quindi quella del conteggio delle v che sono state fatte, e per la P la somma di 1 delle P completate. Il risultato con quelle condizioni diventa un semaforo ordinario. Ma allora che cosa vuol dire guardando solo la componente X? Quel parametro che metto indica il numero di risorse, il numero di unità che voglio allocare o deallocare.
Quindi invece di fare le mu aggiungendo e togliendo 1, io faccio le mu di un certo valore e aggiungo con me delle risorse disponibili. Quando faccio la P, per fare la P, io chiedo un certo numero di risorse. Se ci sono, la P viene completata. Se per fare questa P il valore tendesse a diventare negativo, la P va blocco. Ok? Quindi assomiglia al semaforo, però con, diciamo, non più l'indicazione di risorse singole, ma di quantità allocate e deallocate. Okay, no? Sì. C'era anche la sua domanda. Quindi, prima di tutto, volevo chiedere, ma appunto, se con complete P si indica il numero di procedure completate, quindi praticamente tutte le chiamate P e la data, e con complete view si chiama il numero di computazioni completate di 2 e 3 data. Mi era venuto il dubbio se chiamando solamente P dopo non si riuscissero a chiamare V perché la condizione non è mai verificata e quindi non si riescono mai ad aggiungere gli elementi. Allora, lei mi dice se porta, torniamo solo con la X, quindi lei mi dice no, non lo riesce. La situazione è questa. Facciamo un caso concreto in modo da capirci. Abbiamo il valore iniziale che è 10. Faccio una P per 5. Ok? Il valore diventa 5, facciamolo con un solo componente per il momento. Faccio una P per 6, questa deve essere ritardata, deve essere fermata, perché viene meglio invariante. Allora, è logico che mantenendo l'invariante vero, l'operazione lei la può continuare a fare. Continuare a fare, mi hanno detto il dubbio che nella foca avesse ecceduto l'orario, fosse il collega che stava a fare attenzione e sa come viene, no, stiamo fuori dall'orario. Questa non la può fare, quindi quando qui va a fare la V di 2, questa è qui in sospeso, fa la V di 2 e porta a 7, a questo punto può completare questo e lo porta a 1, ok? Perché sono le P completate, quindi se non sono completate non fa la somma. Prego. L'idea, noi non abbiamo pensato che questa invariante si va lo stesso X sulla X, se arrivano entrambe negative, sono citati, quindi si riesce a rimanere, l'invariante non è negativo. Bravo! Beh, l'idea è questa. Non è un caso che si chiami cartesiano. E in un certo senso, se prendete le due componenti, vedete qua le due componenti, come valore del semaforo, cioè decidete che il valore del semaforo in questo momento è x init più la somma meno la somma, y init più la somma meno la somma. Ok? Quindi quella coppia è il valore del semaforo, semplicemente l'invariante dice è valido il primo e il quarto quadrante, sono non valide il secondo e il terzo. No, scusate, è valido il primo e il terzo, non valido il secondo e il quarto. È giusto. Quindi quello che dovete fare è fare un meccanismo di semafori che consentano di mantenere il valore del semaforo o nel primo o nel terzo quadrante, ma se avete tutte e due le stelle, la cosa buffa di questo semaforo è che se andate nel quarto quadrante il concetto di P e il concetto di V si
si mettono. E c'è un'altra cosa simpatica che voi potete passare al primo o quarto quadrante, ok? Quindi siete, avete il valore del semaforo 1-1, ok? Vi viene fatta una P di meno 2 meno 2, una P di 2-2, è lecita? Ma a quel punto tutte le P in sospeso vengono immediatamente fatte perché vi allontanate dall'origine nel quarto quadrante, nel terzo quadrante, dai, là ci sono fatto, nel terzo quadrante, ok? E a quel punto è partita la cosa. Noi ovviamente non potremo costruirci delle operazioni del genere perché non, cioè, se non gli dici il cartello del semaforo cartesiano con analisi che non prevede queste operazioni, gli altri sono cartesiano atomiche. Però no. Non è questo il metodo, vi chiedo di implementare. No, lo dico semplicemente perché con chi è da meta e voi è da meta, dico per dire il filosofo Piacena l'ha risolto, nel senso che non sono la chiamata per due risorse. Non ne sono così convinto, perché ha lo stesso, cioè lo stesso del semaforo ha lo stesso problema ha lo stesso complessità. Ci devo pensare per la serie del filosofo, non sarei così convinto che li prenda contemporaneamente. Comunque, tanto più che ha quegli effetti strani quando si passa nel quarto, nel terzo quadrante. Con questi invarianti qui sì. Comunque è chiara l'idea? È chiara l'idea come funziona, cioè bisognava capire come funzionava e a questo punto pensate di scrivere il monitor che faccia questa cosa in 5 minuti, penso che non sia ma non lasciatevi impressionare dai nomi, i nomi servono proprio per e ovviamente se eravate il giorno che ho presentato l'ironia che ho fatto oggi c'era anche nella presentazione del compito. Cosa? Wow. Cioè voi dite che il giorno dell'esame non siete molto livello di ironia. Comunque era l'esercizio difficile di questo. Posto che l'esercizio 0 e l'esercizio meno 1 lo sappiate fare, andiamo a vedere il resto del compito. In tutti i compiti esiste, tento di mettere ovviamente un esercizio facile, un esercizio medio, un esercizio difficile. Un po' come, perché non vai? Non riesco a capire perché non mi lascia andare. Non ho voglia di lasciarmi scendere di mezza pagina. Allora, guardate l'esercizio 4, l'esercizio 3. L'esercizio 3 è quello che abbiamo fatto l'altra volta. Questo era giugno 2010. Io non ho mai visto una partita di calcio dallo stadio tutta la vita, non me ne frega niente del calcio, ma c'era il mondiale, allora l'esercizio prevedeva che i processi insieme gridassero Italia, ovviamente, ed è quello che abbiamo visto l'altra volta, quindi era un esercizio standard e semplice. Poi guardiamo l'esercizio 2, abbiamo n processi, avete un sistema di messa a spazio asincrono,
scrive la funzione barrier che implementa il servizio di sincronizzazione a barriera fra tutti i processi. Ogni processo può proseguire oltre la funzione solo se tutti i processi hanno chiamato la barrier. Come si fa? Come lo fate? Sono vari modi. Ce n'è uno molto molto facile. Trovate lei che pensava che si distruggeva con il canale schermo. Qua come pensa di poter fare un effetto di barriera? E se non lo messo in server? Si potrebbe fare anche quel semaforo, ad esempio uno. Stiamo parlando di messo sparse da sì. Ah, ok. Posso fare sì, posso dire quindi oppure io dico che lo 0 è quello che fa la serve, lo 0 aspetta n-1 messaggi e quando li ha ricevuti manda n-1 messaggi. Quindi come vedete ci sono tanti modi per farlo, quindi siccome anche lo 0 si deve fermare, lo 0 può avere il suo server, ok? E tutti mandano a 0. Quando lo 0 ha ricevuto n-1 messaggi, lui sta già aspettando, è certo che gli altri n sono arrivati alla barriera. Oppure uno lo fa simmetrico e dice ognuno manda un messaggio a tutti gli altri. Quindi ognuno manda un messaggio a tutti gli altri e aspetta un messaggio da tutti gli altri. L'unico modo è che tutti siano arrivati alla barriera, perché se ne manca uno staranno tutti aspettando il messaggio da questo non sa nemmeno di essere arrivato alla barriera, ovviamente non esce. Quindi vedete, c'erano due esercizi, diciamo, nella mia mentalità il 2 è più facile, il 3 è un po' più difficile, l'1 è a quello più da pensare, e uno doveva pensare queste interazioni strane, poi c'è il monito da implementare. Considerato che l'esercizio meno 1 e l'esercizio 0 portano a 4 trentesimi, ok? È stata qualcosa. Ricordatevi che se andate sotto i 10 trentesimi, cioè, però non c'è deve veramente non aver capito che cosa ho fatto per riuscire volontariamente a prendere meno 10 centesimi, se no, oltre all'esercizio meno 1 e l'esercizio 0 lascerà più bianco, è ovvio che farà meno di 10. E l'idea è, se uno fa il 2 e il 3 e non mi fa l'1, per me nella mia mentalità la soglia del voto, il 24. Gli ultimi 6 punti uno se li gioca sull'esercizio difficile, perché se è vero che a me io gradirei promuovere tutti, è anche vero che voglio dare soddisfazione a chi ha le capacità superiori alla media di vederci un voto diverso da quello degli altri, no? Ok, questa è la mia filosofia di valutazione. È anche ok, ci sono diverse capacità, esistono informatici da 80 di lauree, esistono informatici da 110 lauree, però voglio che chi è da 110 lauree abbia la soddisfazione di vedere anche i voti delle proprie capacità. Magari è da 30 lauree in sistema operativo, poi in informatica teorica non va, oppure viceversa, quindi ci sono anche diversità di attitudini, non c'è nessun problema. Ok, sono le 10:30, ci vediamo martedì e martedì continuiamo a andare avanti sul vostro. Fate esercizi che diciamo, se non esercitiamo e a me piacerebbe che fossero poche persone negli appelli a dare le prove, perché vorrei che la maggior parte passasse
gli ascritti nei parziali, mi date prima mano per ottenere la funzione di stato.